è stato per due secoli il più grande strumento astronomico a disposizione degli studiosi prima dell'avvento dei grandi telescopi. Parliamo dello gnomone del Duomo di Firenze, che ogni anno, in un periodo compreso tra la fine di maggio e la fine di luglio, proietta l'immagine del disco solare dalla lanterna della cupola del Brunelleschi alla lastra circolare di marmo posta sul pavimento della cattedrale alla sinistra dell'altare maggiore. Fu fatto installare probabilmente dal matematico fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli e dal 1475 è stato utilizzato per tre secoli per osservazioni astronomiche e per determinare la durata dell'anno solare. La sua, diciamo, datazione è abbastanza precisa perché è stato ritrovato un documento negli archivi dell'Opera del Duomo in cui si attesta che nel 1475 vennero pagati, lire 15 e soldi 5 per la costruzione e l'installazione della bronzina che sta alla base della lanterna e che serve appunto per fare l'immagine del sole che passa sul pavimento della cappella. La cosa interessante è che quella che si vede non è una macchia di luce, è proprio, diciamo, un'immagine del sole. Questo è dovuto all'effetto camera oscura che un piccolo foro fa quando proietta un'immagine, come succede nella camera oscura delle macchine fotografiche, eccetera eccetera. E quindi alcune volte può succedere che si riesca a vedere sull'immagine del sole anche le macchie solari. Bisogna che siano molto grandi, però può servire a osservare le macchie solari. Una cosa interessantissima, per esempio, che qui in Duomo alcuni anni fa abbiamo osservato il transito di Venere sul disco solare e avevamo circa 3.000 persone intorno a fare osservazione insieme a noi. Lo gnomone, o indicatore dal greco, che di solito è un palo o un obelisco, la cui ombra permette di misurare la posizione del sole nel cielo, nel caso del Duomo di Firenze è un foro realizzato con una tavoletta di bronzo, la bronzina, recante un'apertura centrale di un paio di centimetri di diametro e posta orizzontalmente all'interno della finestra meridionale del tamburo della cupola, a 90 metri di altezza dal pavimento. Sul pavimento della cattedrale una linea meridiana finemente graduata e due marmi circolari, uno dentro l'altro, funzionano da contrassegni solstiziali. Il maggiore, con un diametro di circa 90 cm, ha le stesse dimensioni dell'immagine solare al solstizio d'estate. L'iniziativa, che si svolge anche in caso di cielo coperto, è promossa dall'Opera di Santa Maria del Fiore con il Comitato per la Divulgazione dell'Astronomia e richiama ogni anno folle di curiosi e di appassionati di astronomia.